Beatrice, grazie a tutti voi di essere qui presenti, perché avete scelto questa sessione di lavoro, avete scelto di essere qui oggi, avete scelto quindi di sapere qualcosa di più, conoscere qualcosa di più sulla donazione del sangue. Quindi veramente vi fa onore questo e vi ringrazio. Intanto mi hanno chiesto se avete detto il nome della rosa, eravate in pochi, abbiamo chiesto se conoscete Fedez un po' di più. Vi chiedo, conoscete Umberto Tozzi, cantautore? E mi rendo conto che sono vecchio. Però okay. Aspetta, stai accendo Gloria, eh? Quant'è che la ballate dentro la discoteca ancora? Okay. Era in lontano 1979. E nel 91 Tozzi scrisse un'altra bella canzone che gli alberi siamo noi, per cui un'altra bella canzone di Tozzi dove la strofa dice siamo tutti vitti non carnefici, tanto prima o poi gli alberi siamo noi. Adesso non per portarvi sfiga, ma visto che si parla di pazienti che ricevono la donazione di sangue, ecco, è importante avere un punto di vista ricordato la dottoressa Cavi, questo Angelo, questo dottor Agostini e dal dottor Brione, insomma, i pazienti sono i destinatari finali di un gesto che è un gesto anonimo, gratuito, volontario e solidaristico. Quindi pensate a tutti quei ragazzi che hanno subito degli incidenti stradali, fortunisti, fatti con sinistri, positivo, o se no anche quel malato, appunto, quindi parlano di malattie croniche, che riescono a giocare, che riescono a essere in discoteca con voi e stare al vostro fianco perché ci sono donati di sangue. Quindi questo è forse la motivazione che vi dovrebbe far passare quei dubbi sulla donazione del sangue. Donare il sangue è un gesto volontario, come si ricordava, un gesto gratuito, un gesto solidaristico. Voi pensate che la Costituzione, spero che la conosciate, è la legge fondamentale dello Stato, è dove lo Stato italiano, la nostra Repubblica è organizzata, dove sono i principi fondamentali, dove c'è i principi fondamentali della vita sociale di ognuno di noi. Ebbene, la Costituzione, nell'articolo 1, dice che l'Italia è una Repubblica, è fondata sulla Repubblica, ecco, sostanzialmente. L'articolo 2 parla invece della solidarietà. Ecco, la vita dello Stato si svolge anche attraverso la libertà politica, economica e sociale. Allora si ricordavano questi punti, sia i diritti ma anche i doveri. Ma adesso non è tanto, sicuramente è un dovere di un buon cittadino occuparsi dell'altro. E questo l'Italia, ricordava Beatrice Cucci, non ha pari. Ecco, l'Italia di volontariato è una rete molto sviluppata, ci si crede. Penso che adesso, io ho anche una figlia di 16 anni, voi siete più grandi, capisco che pensate a divertirvi, pensate a tante belle cose, però pensate anche che se vi divertite e se c'è uno stato che funziona, c'è la sicurezza, ci sono gli ospedali che funzionano, perché qualcuno se ne occupa, qualcuno se ne occupa per lavoro e qualcuno per volontariato. Allora ognuno può fare la sua parte in questo paese. C'è un momento per militantismo, c'è un momento anche per impegnarsi. E allora l'impegno nella donazione del sangue, nel volontariato, è fondamentale, perché l'abbiamo ricordato, gli ospedali sono i pazienti e questi pazienti hanno anche bisogno di una cosa che non si può comprare, che in natura non si può riprodurre artificialmente e quindi c'è bisogno della donazione del sangue. Donazione del sangue che fa parte, ripeto, della cultura del nostro paese e questo è anche il compito delle associazioni di donazione del sangue, creare cultura del dono, promuovere la donazione del sangue, promuovere i corretti stili di vita. E io penso a questo punto anche più della paura del lago, forse i ragazzi ricordavano che avrei sacrati temono forse più il giudizio o un questionario onestico che si svolge prima della donazione del sangue. No, se il questionario onestico sono una serie di domande che vi vengono fatte sulle vostre abitudini di vita, se avete avuto malattie, altrimenti capisco che loro dire questionario manunestico. Penso che comunque i ragazzi che siano informati, che siano qui con una certa preparazione, l'hanno dimostrato nel questionario, qui penso che sappiano anche quello che è la situazione del donatore. Comunque, come ricordava anche il dottor Priola, insomma,
credo anche alle associazioni di donatori di sangue, nel senso che non si vengono a dare come coio, come si suol dire, ma insomma i donatori bisogna essere selezionati perché devono avere comunque comportamenti di vita corretti, devono rispondere a determinati requisiti. Quindi non è da tutti, e per tutti non è da tutti, nel senso che donare sangue vuol dire affacciare tutte le donazioni del sangue, quindi nessuno ti giudica, però mi seleziona. Ecco, è quello che magari non si può fare oggi, magari tra 6 mesi, 8 mesi si può fare. Io anche, per dire, ho fatto un tatuaggio recentemente, sono stato sospeso dalla donazione del sangue, però poi si può riprendere tranquillamente dopo il periodo di sospensione per andare al sangue. Quindi è fondamentale questo, è fondamentale che capiate che donare il sangue è figo, ecco, diciamo. È un gesto importante, è un gesto che aiuta gli altri e quindi non è da supereroe, ma mi sentite sicuramente che era fatto qualcosa di migliore. Soprattutto ci fa stare bene, ci fa sentire meglio.